siamo riusciti con l'aiuto della Croce Verde di Venaria e la Protezione Civile ad allestire questi 10 ambulatori dove facciamo le visite gratuite per la popolazione, dall'osteoporosi al diabete, l'aneurisma all'aorta, la cardiologia, la fisioterapia, le visite dentistiche, la misura della pressione, la Croce Verde che ci farà la dimostrazione di primo intervento. Insomma, abbiamo cercato di fare qualcosa di utile per la popolazione. Devo dire che stiamo riscontrando un grande successo, perché da stamattina alle 8:30 che abbiamo gente ancora prima dell'apertura. Noi riteniamo appunto che se riusciamo a prevenire qualcosa è un qualcosa di buono per la popolazione, soprattutto un costo poi in meno per il sistema sanitario. E quindi noi siamo volontari dei Lions che cerchiamo di fare questo, cerchiamo di dare, il motto è We Serve, cerchiamo di dare una mano a chi ha bisogno. Il 5 maggio è la giornata mondiale dell'igiene delle mani. Siamo qui con il dottor Salvatore Piazza, chirurgo vascolare del Mauriziano e membro dei Lions Club. Il 5 maggio è la giornata mondiale dell'igiene delle mani, una giornata che è stata istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2007 e anche, soprattutto puntualizzata nel 2009 per sottolineare come il semplice gesto del lavaggio delle mani rappresenta una misura importante di prevenzione nei confronti per esempio delle infezioni. Come Lions Club da 3 anni, siamo ormai 9 club che stanno aderendo a questa iniziativa, abbiamo strutturato un progetto educativo partendo e cercando di educare quelli che sono i bambini nelle scuole elementari, perché è stato confermato che se nella fascia d'età che va appunto da 6-10 anni diamo un messaggio educativo che diventa quasi un messaggio rituale, questi bambini saranno i futuri adolescenti e saranno i futuri adulti che nel caso specifico si laveranno le mani in maniera corretta. Lavarsi le mani significa comunque fare in modo che durante alcune attività importanti della vita quotidiana questo gesto venga compiuto, per esempio dopo essere andati in bagno, prima di pranzare, prima di cenare, dopo che magari si ritorna a casa. Quello che abbiamo fatto, abbiamo strutturato un progetto strutturando questo progetto attraverso una formula teatrale. Abbiamo inventato attraverso un fumettista che ci ha collaborato 2 personaggi che sono quelli di Sherlock Sopp e Dottor Gell, e attraverso praticamente questi 2 personaggi abbiamo creato una specie di indagine investigativa, quindi un momento ludico attraverso il cui abbiamo proprio fatto in modo che questi bambini acquisissero e capissero l'importanza dell'igiene delle mani. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questo è un altro elemento che ci ha spinto a creare questo progetto, da molti anni ormai ha sottolineato come i gesti che devono essere fatti sono dei gesti abbastanza chiari. Spesso ormai è abbastanza comune trovare nei bagni degli esercizi pubblici, esercizi commerciali, che possono essere ristoranti o bagni degli alberghi o bagno delle, per esempio delle pizzerie, questo foglio. È un foglio che spesso magari l'adulto non ci ha mai fatto caso, e questo è il foglio dove effettivamente si vede qual è il movimento corretto che viene fatto. Quindi ai bambini abbiamo insegnato questo, abbiamo fatto in modo che le stesse immagini, le stesse figure venissero riprodotte dagli stessi bambini attraverso dei cartelli che sono stati affissi nelle scuole dove siamo andati. Questa è una rivista dei Gabelli di Torino, dove siamo andati l'anno scorso e siamo tornati quest'anno, invece quella accanto è dell'Istituto Maria Consolatrice. Dicevo, il progetto nato 3 anni fa, considerate che da 3 anni in questo momento abbiamo tra virgolette educato all'igiene delle mani circa 1300 bambini. Questi sono dei report che si riferisce al progetto dell'anno scorso. Avete visto, l'anno scorso abbiamo fatto 635 bambini e 2 anni fa ne abbiamo fatti 200-250, a questi ne abbiamo aggiunto quest'anno altri circa 500 e abbiamo anche completato il
progetto di una ludoteca. La cosa che è interessante, che ci spinge a continuare questo progetto, è anche il report che abbiamo ricevuto da questi bambini. Cioè, a fine progetto abbiamo sottoposto ai bambini un semplice questionario per chiedere a loro se questo gli era piaciuto, ed effettivamente il report è stato assolutamente positivo. Sembra una cosa banale, ma incontrare per esempio genitori che mi hanno detto: ma perché hai fatto questo progetto? Perché mio figlio o mia figlia a casa mi controllo come mi lavo le mani e perché mi lavo le mani. Questo è già sicuramente un risultato che fa capire che è un progetto assolutamente importante. La giornata di oggi è anche la giornata della prevenzione, nel senso che come Lions ormai da diverso tempo sposiamo quello che è la prevenzione sanitaria, da medio comunque sicuramente quella che è la prevenzione nelle strutture sanitarie pubbliche è una cosa che viene assolutamente fatto, però anche la prevenzione sanitaria in quelli che possono essere queste manifestazioni rappresenta un elemento importante. Nel campus di oggi abbiamo diverse forme di prevenzione, nel mio caso specifico io sono in una tenda e ho sto realizzando lo screening della patologia dilatativa della aorta addominale e toracica. L'iniziativa è molto interessante, è un'iniziativa nell'ambito della prevenzione medica, un ambito che evidentemente non ha limiti quanto ad applicazione, per cui è sicuramente un gran piacere ospitare l'iniziativa, è un gran piacere essere qui presenti per manifestare la concreta disponibilità e l'auspicio che queste iniziative possano protrarsi nel tempo.